Sì, buongiorno. Incomincio a stare scomoda io in questa sedia perché è molto comoda, immagino che voi sarete molto comodi di me, magari perché devo parlare anche se sono scomoda. Il mio intervento, che mi ha chiesto di portare, si differenzia un po' da quello che avete sentito ora. E per due o tre caratteristiche importanti che vi dico subito. Si tratta di, di un percorso di formazione complessa che noi abbiamo pensato, quando dico noi, io lavoro come collaboro con il CRIS dell'Università di Politecnica delle Marche, che è appunto un centro di ricerca, sperimentazione e integrazione dei servizi sanitari. Ed è un intervento che noi abbiamo pensato come forma di sostegno, accompagnamento delle situazioni in cui le persone vivono, che devono gestire, vivono quando hanno in famiglia o vivono personalmente la condizione di una patologia cronica invalidante e con prognosi negativa. In modo particolare, il motivo per cui ci siamo messi a studiare, a pensare un percorso di questo genere, viene dal fatto che noi ci occupiamo, io, non solo io, comunque l'università si occupa della formazione dei medici e in modo particolare con diversi master. Uno di questi ci siamo conosciuti con Massimo. E l'idea sottostante è questa, che la medicina occidentale, la nostra medicina che conosciamo, quella con la quale ci curiamo o con la quale la maggior parte delle persone si curano, è centrata maggiormente sulla possibilità di intervenire nelle fasi acute, mentre invece la medicina oggi è per il 60% rivolta alle patologie di tipo cronico. Quindi, in qualche maniera, c'è bisogno di pensare alle cure e di rielaborare la modalità anche organizzativa di prestare cura. Perché all'interno della cronicità salta un principio su cui è basata la medicina occidentale, che è la possibilità di restituire la salute. Quando ci si trova in questa condizione, cioè quando la medicina affronta questo, è come se vivesse una sua ferita narcisistica simile a quella che in qualche modo viviamo noi quando impattiamo con la malattia. Abbiamo pensato un po' a questo, ma non abbiamo pensato, ma è il risultato un po' della formazione diversa che c'è all'interno del gruppo. C'è una giovane amica dell'economia sociologa, io sono una psicoterapeuta, poi ci sono degli economisti e quindi ci sono dei medici che hanno lavorato con noi e quindi diciamo c'è una multidisciplinarità che ci ha fatto pensare in modo particolare ad una cosa. Se la medicina nella sua evoluzione più tecnica e più nello sviluppo della sua possibilità di intervento e di applicazione, nel corso del tempo ha perso il punto di vista antropologico, si è perso. Qui no, nel posto dove siamo si sta parlando di medicina narrativa, si sta parlando di cure palliative, è tutto un modo per recuperare questa dimensione antropologica che la medicina ha sicuramente perso in nome di un tecnicismo molto raffinato. Allora, se pensiamo a questa medicina è organizzata in questo modo, è altamente fragile di fronte alla cronicità. È come se impattasse su qualche cosa a cui non ha o non sa dare una risposta, se non un accanimento o una colonizzazione della vita delle persone. Allora, l'idea che sta alla base del family learning è quella di riportare la malattia nella vita delle persone, sia un tentativo molto, molto complicato ma necessario di riprendersi all'interno della propria vita la malattia. E questo è questo aspetto, questa parte qui, abbiamo pensato di farlo proponendo
un percorso terapeutico appunto che si chiama di educazione terapeutica, scusatemi, che si chiama familiare sociosanitario. Io cercherò di dirvi in poche parole che cos'è questo family learning, un po' che cosa abbiamo fatto, sempre tenendo conto dei tempi, e qualche cosa di quello che succede all'interno di un percorso di family learning. Un po' per darvi un'idea, perché altrimenti la materia è abbastanza vasta. Noi ci stiamo lavorando dal 2005 e abbiamo per ora affrontato come tipo di patologie, la DPCO, e negli ultimi due anni stiamo lavorando con la SLA, in un progetto regionale che ci ha visto implicati in tutte le aree vaste nella costruzione di un percorso di family learning nella SLA. Le due patologie sono molto difficili. Ah sì, la DPCO è la broncopatia cronico-ostruttiva, quindi è una malattia cronica che è, diciamo, una malattia che attualmente è la seconda causa o terza causa di morte all'interno del panorama delle malattie croniche, con il fatto dei tumori, e quindi è una malattia che si sta diffondendo sempre di più, è poco conosciuta, non ha, come le altre malattie, non è organizzata da un punto di vista dell'associazionismo familiare, quindi perché appunto è una malattia che in qualche modo fa parte delle malattie del nostro secolo, e quindi c'è i medici che si occupano in primo luogo in questo caso di questa patologia ci hanno chiesto appunto di aiutarli a farsi di capire questo punto, come mai le persone che si trovano a vivere questa condizione fanno molta fatica ad attenersi alle terapie, o che molto spesso il loro rapporto, il rapporto tra lo specialista e il paziente familiare, è un rapporto, chiamiamolo conflittuale, non collaborativo, o meglio ancora, vi dirò perché, è un mancato incontro. Se non c'è qualche cosa che non permette, in una maniera, chiamiamola, soddisfacente per entrambi, ossia sia per le figure sanitarie che per le persone, i familiari che vivono una condizione di malattia cronica, di sentirsi in una buona relazione. Questo è il motivo per cui noi siamo partiti a pensare che cosa potevamo fare per favorire questo incontro. La SLA, la devo leggere in libro, la sclerosi laterale amiotrofica, quella per cui quest'estate tutti si sono dati le secchiate sulla testa, quindi così capite subito di che cosa stiamo parlando, perché questo è appunto molto scattore. La SLA è una malattia rara, considerata una malattia rara, però è una malattia che si definisce nella perdita progressiva delle funzioni muscolari e per il paziente, quindi è una malattia neurodegenerativa, per cui la persona mano a mano perde le sue facoltà, le sue possibilità, fino a perdere la possibilità di alimentarsi, di respirare, eccetera, eccetera, mantenendo un livello cognitivo molto alto fino alle fasi terminali della malattia. E quindi abbiamo lavorato per fare in modo che all'interno di questo, quella che è appunto la dover affrontare la malattia, ci sia o si possa costruire un'alleanza terapeutica importante tra paziente, familiare e gli operatori della sanità. Vi parlo di paziente e familiare, di alleanza importante, per due concetti che bisogna che vi dico, che sono appunto quelli relativi al fatto che la malattia, e questo è il motivo per cui secondo me pare la vita di venire, la malattia è una perdita, no? Il malato vive la perdita della propria salute, ma non solo la perdita della propria salute, ma a mano la perdita delle sue funzioni vitali. Quindi in qualche modo non c'è soltanto c'è una graduale perdita di vita o della vita che prima c'era. Il Santi sicuramente aveva parlato ieri di shock autobiografico, si parla in questi termini della malattia cronica, ossia le persone che vivono in uno stato di malattia, che hanno questa diagnosi e poi la consapevolezza di questa malattia, iniziano
a un processo, diciamo, di disorientamento, di spesamento totale, che in letteratura è chiamato shock biografico. No, la Lamarck è il punto di svolta nella vita delle persone. Non è niente più come prima, né tornerà prima, né tanto meno prevedibile come sarà. Quindi queste cose fanno sì che il lutto, la perdita della malattia sia da considerare, la letteratura così lo considera, come qualcosa di molto più forte del lutto totale, specialmente per i familiari e anche per la persona che lo vive, perché lo inizia a vivere lui, è che la persona c'è ma non è più la stessa. Io ci sono ma non sono più lo stesso. Quindi viene chiamata perdita ambigua, e secondo la psicologia la perdita ambigua è molto più difficile da vivere, non mi va a usare termini come elaborare, vivere, che non è una perdita totale. È come se non ci fosse, nella vita talmente tante possibilità di pensare che non la perdiamo gradualmente la vita, mentre questo sembra essere, e sarà anche per noi, il destino che abbiamo davanti, proprio dovuto, nella maggior parte dei casi dovuto, anche all'avanzare della medicina. Se la medicina ci porta come prospettiva di vita la possibilità di vivere più a lungo, ma di vivere anche periodi di non autosufficienza, cosa impensabile in altre epoche storiche dell'umanità. Addirittura si è conteggiato, e poi finisco con la parte teorica, comunque delle nostre idee per raccontarvi invece il fatto, e si conteggia ormai, è ormai stato conteggiato in termini di cure, che le famiglie occupano più tempo per curare le persone che sono malate, quindi le persone in stato di malattia, che non le cure verso i bambini. Si è talmente allungato, si è talmente allungata la prospettiva di vita con questa condizione anche di non autosufficienza, prolungata, per cui le cure familiari si sono estese maggiormente alla cura delle persone con malattia. Questo comporta tante difficoltà, non ultima il fatto che, per esempio, ci sia una competenza che rimane familiare ed è fondamentale, ma nello stesso tempo tutta una serie di abilità che le famiglie hanno, no? Che sono appunto quelle della gestione di un paziente là, per esempio, no? Quindi con tutto il modo come deve essere alimentato, come ci si può organizzare intorno a questa cosa. Mentre rimane fondamentale la competenza familiare, che è proprio tipica delle cure primarie, ossia l'importanza che la base familiare dà alla possibilità di sviluppo e di crescita dell'identità di un bambino attraverso le cure affettive, ritorna ad essere così profondamente importante quando la persona che l'adulto che ha perso, sta perdendo anche la sua autosufficienza, quindi fa una, da un punto di vista delle proprie abilità di evoluzione, ritorni ad essere nutrito con la stessa, base affettiva che è all'interno delle cure familiari, che noi non possiamo trovare all'interno delle cure formali. Fa parte solo questa competenza, è una competenza veicolata unicamente da quello che è l'importanza che io ho per te, una cura relazionale dentro la quale noi costruiamo la nostra identità. E questa ritorna via quando le persone si trovano a dover vivere una condizione in cui appunto iniziano a perdere la loro unità, iniziano a perdere il loro senso di unità tra ciò che si pensano e ciò che invece nel corpo succede, non vuol dire che nella loro vita succede. Allora, che cosa abbiamo pensato? Che cosa abbiamo messo in pratica e che cosa è successo? Cerco di essere anche qui sintetica. Noi ci siamo immaginati che la medicina, come in altre situazioni nella nostra vita, abbia un po' troppo colonizzato la vita delle persone. Un po' troppo, quando uno parla di colonizzazione, ce n'è una sola.
rifacendosi a quello che diceva per esempio Franz Fanon, un psichiatra, che diceva che la colonizzazione, nella colonizzazione c'è una violenza implicita. La violenza implicita sta nel fatto che io ho bisogno che l'altro faccia quello che io penso che sia necessario, e io non mi interesso, ci sono molte zone d'ombra, una delle quali non mi interesso di quello che invece l'altro vive, di quella che è la cultura dell'altro. Quindi che ci sia una forma di violenza non voluta, implicita, nel far governare la vita, cioè nel colonizzare, nel far meglio le persone. Cioè c'è bisogno che non ci sia, che si possa mettere, prendiamo un grande per capire questo, che si possa mettere la malattia in senso biologico, tra parentesi, e si possa vedere la persona. Questo è un modo in cui le cure, da un punto di vista formale, non sono organizzate in questo modo. Le cure non sono assolutamente organizzate, tenendo conto dei sintomi, dell'organo, della patologia, ma non dell'aspetto appunto biografico. Non c'è bisogno della malattia cronica, dell'attenzione anche alla biografia delle persone. La malattia non ha un valore biologico solo, ha un valore biografico. È il pezzo della nostra vita e deve poter tornare all'interno delle vite delle persone perché possa dar senso all'esperienza di una malattia o mantenere il senso dell'unità o della cura familiare. Detto questo, il pensiero come abbiamo tradotto questo pensiero, in realtà sembra schematizzato, può sembrare semplice, però vi assicuro che non lo è, perché per organizzare questi percorsi con la SLA abbiamo lavorato in due anni con tutto il gruppo degli operatori e con le famiglie. E facciamo questo: noi costruiamo due gruppi, un gruppo di professionisti, tutti professionisti impegnati nella gestione di una certa patologia, e quindi per esempio per la SLA sono il neurologo, il pneumologo, il fisiatra, il fisioterapista, l'infermiere domiciliare, l'assistente sociale, lo psicologo, l'ambientalista, il medico legale, eccetera. Tutte queste persone si riuniscono si sono riunite, abbiamo costruito questo gruppo in regione e l'abbiamo fatto ragionare su una cosa in particolare. Cioè, secondo voi, che cosa le famiglie dovrebbero sapere? Sapere che, questo è un dato di fatto, che fondamentalmente le persone stanno a domicilio, ossia che le persone stanno meglio a domicilio. La maggioranza dei casi, la famiglia che studia e lavora con le famiglie sa che una famiglia è un dispositivo potente, quindi fa bene, può fare anche molto male, ma noi dobbiamo fare in modo come operatore di mantenere questa parte, diciamo, rigenerativa e in qualche modo questo sostegno insostituibile che è appunto dato dal familiare e mantenere nel tempo, no? Questo è un compito molto importante da parte che devono svolgere le figure sanitarie. Comunque abbiamo chiesto ad ogni operatore di stabilire quello che noi chiamiamo i saperi minimi, che abbiamo chiamato i saperi minimi, che sono, secondo loro, le cose indispensabili che un familiare deve sapere o saper fare a casa, quando è a casa, cioè, nel momento in cui affronta questa, deve assistere a un familiare malato di SLA. E in questo tavolo, la cosa importante per costruire questo sapere, ci abbiamo messo tanto, perché il neurologo che si confronta con il fisiatra, il medico di medicina generale, ognuno ha qualche cosa di suo da dire, qualche cosa di diverso da dire, e all'interno di questo tavolo sono stati sempre presenti due rappresentanti dei familiari, delle associazioni dei familiari d'ASLA, uno malato, diciamo, e uno invece un coniuge.
quindi abbiamo fatto questa programmazione facendo negoziare sempre cose che i pazienti ritengono utili o che condividono quello che la medicina invece dice. Logicamente i due livelli sono infatti molto diversi ed è stato un tavolo molto faticoso, perché ci sono molte contrarietà, proprio perché c'è la perdita di un rapporto fiduciario tra le figure sanitarie e le persone a volte che vivono in uno stato di patologia così complesso. Comunque, l'obiettivo secondo era quello della costruzione di un percorso che vedeva riunite in un gruppo un minimo di 10 famiglie con i loro, cioè, di 10 nuclei familiari con i loro pazienti e con i loro familiari. Quando parlo di familiari uso questa parola, ma il familiare è un termine molto, molto più vasto, perché uno dice, ma se uno non c'è il familiare, c'è sempre qualcuno che porta delle cure o aiuta le cure alle persone non autosufficienti. E questo, che è appunto chiamato a volte caregiver, a volte padre, a volte non si è vicino di casa, a volte parente, è comunque qualcuno che si occupa e sta vicino alla persona che vive in questa condizione di malattia. Il percorso che le persone fanno è un percorso che si svolge in 10 incontri e che vede ogni volta la presenza di uno degli esperti, così chiamiamo le persone che sono, diciamo, che sono operatori del sociale o sanitari, che si occupano in qualche maniera di quella patologia, e questa figura di due esperti alla volta fanno parte, vanno nel gruppo dei familiari e portano quindi sapere i limiti che avevamo confrontato all'interno del tavolo. Si articolano quello che secondo loro è importante che le persone sappiano, no? Le conoscenze e le abilità che le persone dovrebbero avere intorno alla malattia. E la cosa che facciamo ulteriormente è nominare un tutor che abbiamo formato per ogni gruppo, che fa da trade union tra il tavolo degli operatori e il gruppo delle famiglie. Le famiglie vengono quindi convocate, scelte per partecipare a base logicamente volontaria e gratuita, e a partecipare a questi gruppi, e viene chiesta una cosa che non è sempre così chiaramente, non passa così chiaramente alle persone, che possono essere presenti entrambi, sia il paziente che il familiare, ma addirittura anche una persona non completamente implicata nelle cure, ma che ha voglia di venire, un nipote, un figlio, un altro. Noi permettiamo, noi gradiamo, vorremmo coinvolgere il gruppo familiare allargato, perché il caregiver non sia da solo dentro questa realtà, no? Perché poi in realtà se c'è una persona che aiuta ed è così tanto implicata nelle cure, c'è qualcuno che è intorno e che comunque vive una situazione, diciamo, di preoccupazione, se non altro, o per il paziente o per il caregiver, dipende un po' dalla situazione. Allora, fatta questa cosa, le persone si iniziano questi incontri, che non sono incontri informativi, ma sono incontri che noi abbiamo pensato, cerchiamo di fare in modo che siano incontri che creano vicinanza. E per fare questo facciamo due cose. Prima di tutto, gli incontri non si fanno in strutture sanitarie. Cioè, il sanitario che deve andare nei luoghi della ricreazione, o della ricreazione, nel senso che abbiamo utilizzato, per essere breve e concreta, abbiamo utilizzato biblioteche, abbiamo utilizzato anche sale delle amministrazioni comunali, perché quello che ci danno per fare una cosa che non costa niente, quindi non deve costare niente. Abbiamo utilizzato i centri del volontariato, abbiamo utilizzato tutto ciò che non avesse un connotato sanitario. Questo perché? Perché la nostra obiettivo, voi l'avete sicuramente intuito, è quello di mettere le persone
togliere la simmetria e mettere le persone sullo stesso livello, di creare uno scambio. I medici che, o gli operatori, insomma, che tengono queste riunioni, sono tenuti a non fare più di 10 di un quarto d'ora, massimo mezz'ora, di lezione teorica. Cioè non possono, hanno il vincolo che non possono parlare in maniera solo tecnica, possono dare informazioni e poi sono a disposizione. L'incontro deve durare, secondo loro, è bene che duri sulle 2 ore e mezza. E gli incontri che prevediamo per un percorso sono 10. Allora, immaginate all'interno di una realtà dei servizi dire 10 incontri, ma 10 incontri sono troppo. Allora, cosa diciamo? Poi ci ripetiamo, poi questa è una cosa, no? Quindi, e un'altra cosa, diciamo che non è sempre facile da far riconoscere agli operatori che lavorano, ma poi dopo aumenta il lavoro. Queste sono le risposte che abbiamo avuto, nel senso, dopo queste persone si rivolgono a noi, non di più, aumentiamo il bisogno. Però comunque tutti quanti hanno accettato di venire perché siamo riusciti a organizzare, quindi questo depone molto a favore. Devo dire che c'è un interesse molto grande invece della classe medica di recuperare il rapporto con le persone. Non è, diciamo, è come se fosse ci fossero dei limiti che non si riescono a superare da tutte quelle parti, ma poi invece l'interesse è molto elevato. Quindi le persone fanno questi incontri, logicamente inseriamo figure che non sono di solito utilizzate dai familiari, come lo psicologo, come per esempio nella ripicio, il psicologo non usava nessuno, no? Ad esempio anche l'assistente sociale, il medico, e poi facciamo un incontro con di testimonianza, che è appunto quello che o l'associazione dei familiari, decidendo il familiare che parla della mia esperienza, e quindi noi lo chiamiamo un modo di medicina narrativa, usiamo questo termine, però è chiaro che questo termine è mutuato dalla medicina narrativa, un incontro senza esperti, diciamo così, dove ci sia qualche uno che porta l'esperienza. O, sorprendente per l'ASA, abbiamo utilizzato la psicologa di ASA che fa i gruppi di automutori all'interno dell'associazione, quindi è venuta e ha portato il suo lavoro. E che cosa ci aspettiamo da tutto questo? No? Che cosa ci siamo aspettati? Che cosa immaginiamo? Ripeto, la cosa fondamentale è ascoltando anche i miei colleghi, creare un rituale profano, no? Che permetta di ricostruire il rapporto interrotto, mancato tra le persone che vivono uno stato elevato di bisogno e invece i sanitari, perché l'affanno su queste cose ce l'hanno sia i sanitari che i familiari, quindi in qualche modo si tentare di congiungere qualcosa. Oltre, ve l'ho detto, è dovuto all'eccesso di medicalizzazione della malattia, una malattia che può durare anche 10 anni e che voi immaginate che cosa vuol dire se ognuno di noi ha avuto un episodio acuto di malattia. Noi durante l'episodio acuto abbiamo una sorta di apnea, tutto si ferma, ci concentriamo su questo ma tutto riprende, no? Immaginate quando vi mettete una gamba, quindi ne rompo parecchi, quindi non so, no? Per un po' tutto si ferma e poi dopo tutto può tornare come prima, anche se qualcosa lascia questo, però un po' d'artrosi, no? Un po' di paura di camminare. E mentre invece in quella condizione questa apnea è faticosa, dà affanno, appunto. E quindi c'è bisogno di creare qualche cosa di me. E di familiarizzare con la malattia, ossia la malattia deve diventare qualche cosa di cui anch'io sono mia. C'è un paziente vicino che racconta, in un suo racconto, dice: andavo sempre dal
quel dottore e dottore questo, e io cercavo e dicevo, dottore, ma io sento questo, e cioè, per dirgli che è sua quella leggera, però insomma, a un certo punto dice, va bene, no, il dottore, il medico sono io, e lui ha detto, sì, tu sei il medico, ma il malato sono io, no? La necessità di riprendere la soggettività è molto importante questo aspetto, è poco riconosciuto. E poi appunto questi gruppi, nella, parlo adesso solo della SLA perché è la più recente, questi, ne abbiamo fatto uno per ogni area vasta, nelle Marche ci sono 5 aree vaste e in queste 5 aree vaste abbiamo identificato le città dove ci fosse una concentrazione maggiore per non far spostare troppo le persone. E abbiamo fatto una cosa che in sanità è molto poco frequentata, ossia abbiamo messo insieme persone che sono all'inizio con persone che sono in un stato molto avanzato della malattia, no? Che è una cosa che per il può avere un impatto, se io vedo come tu sei diventato, no? Rispetto a me che magari ancora cammino, però questa cosa nella realtà del gruppo è stata la cosa la più ricca che c'è stata, cioè le persone hanno come socializzato qualche cosa che a loro appartiene molto per la malattia e anche il processo della malattia, come scenari, anche dolorosi ma scenari, sapendo che l'Alzheimer in modo particolare può durare, cioè può portare alla morte nell'arco di 6 mesi ma anche nell'arco di 10. 15 anni, c'è una differenza dell'impatto di questa malattia su ogni individuo, per cui fare delle generalizzazioni a volte, no? Sono spaventate e spaventa più noi che loro. Allora, e quindi di questi corsi ne abbiamo finiti 3, uno sta finendo in Ascoli, uno ad Ancona e uno a Fano. E quello di Macerata non è partito. E tutto si può vedere, ma si può vedere anche se non si è riuscito a mettere ancora insieme un gruppo dove partire a breve. Io per dirvi quello che succede dentro i gruppi faccio una gran fatica, e quindi parlarvi del clima che si crea all'interno dei gruppi per me è veramente difficile. Mi sono posta questa domanda più volte, perché non ce la faccio? Perché è come se uno entrasse in una dimensione che non è una dimensione, è una dimensione, se volete, mitica, rituale o sacra, della quale faccio fatica a parlare. Mentre invece vi ho portato, solo per darvi un accenno, per comunque rimandare qualcosa di questo, che può sembrare solo un discorso teorico, di due cose che hanno scritto due pazienti là, che hanno pubblicato un sito, ma due pazienti di uno dei nostri gruppi. Quindi è una cosa autorizzata, sono autorizzata a farlo. E poi questo mi ha fatto pensare molto di più all'importanza della medicina narrativa, non tanto dell'importanza dello scrivere, no? Di portare queste esperienze e trasformarle in scrittura, che diventa veramente di mantenere l'esperienza, no? Aspettate che ve le trovo perché qui sì. Niente di quello che allora sono due bellissime, e una è scritta da un malato di SLA che non è intervenuto al gruppo, ma veniva la sua sposa, come la chiama lui, perché logicamente è completamente legato dalla sua mobilità e dalle strutture, c'è la ventilazione, c'è bisogno del respiratore, c'è la pelle, c'è una serie di interventi è legato a talmente tanti presidi che non può muoversi, ma
nell'atto degli incontri la sua sposa ci dice, uso il termine sposa perché lo usano tutti, secondo me è bello, detto in questo contesto, e aveva fatto una cosa importante a cui noi non avevamo pensato, perché è dai pazienti che si imparano, e che appunto lei ha registrato tutti i nostri incontri, tutti gli incontri che sono stati fatti, per cui lui aveva andato dalla casa e mi faceva ascoltare. E lui riconosce tutti gli altri, le altre persone che hanno partecipato al gruppo e le altre persone come lui malate di SLA. E c'era una persona molto effervescente. E lui si scrive una lettera a lei, scrive un messaggio a lei, questo è l'ultimo incontro. E così fa: ciao bella, non conosco il tuo nome. La mia sposa mi ha detto che siamo colleghi di SLA, una malattia terribile che paralizza il corpo ma lascia libera la mente. Perciò tu ragioni molto bene, di sicuro sei spaventata. Io prima di te ho passato le varie fasi, quella del pianto quando ero solo in auto, quella di non dare molti problemi in famiglia, per l'amore che avevo per loro, quella delle decisioni di farla finita con la vita. Lui scrive muovendo un occhio un computer, no? Lui scrive utilizzando l'attività della tavola. Ma avevo le mani, mi ripeto se non è collegato, per l'amore che avevo per loro, quella della decisione di farla finita con la vita, ma avevo le mani paralizzate, per cui chiese alla sposa, in segno del suo amore, di aiutarmi a realizzare questa decisione finale. Per fortuna non era corretta. Infatti avrei perso la possibilità di vedere i nipoti e di farmi chiamare nonno e di vedere ancora mia moglie che con tanta tenerezza si prende cura di me. Ho visto chi mi amava veramente. Ora guardo la TV di cui sceglie i canali e i programmi. Ho il computer che mi tiene collegato con il mondo. Sono allegro e felice. Ciao bella, non fare la stupidina. Vivi, Fausto. E questa era una donna che all'interno degli incontri aveva comunicato agli altri, parlato con gli altri del fatto che lei non avrebbe voluto nessun intervento su di lei. Questa invece è un'altra donna che scrive, ed è una collega SLA, che era presente agli incontri, però lei scrive perché appunto non c'è più la possibilità di parlare. Quindi c'ha un computer sonoro, però poi ci ha lasciato uno scritto. E così dice. In occasione del colloquio avuto con la dottoressa Tarletani, che è medico di medicina generale, avevo espresso un desiderio, avere la possibilità di parlare di là come me. Quando ve lo hanno proposto, ho accettato con molto entusiasmo, perché finalmente mi sarei confrontata con persone che condividono in parte le stesse difficoltà e stati d'animo. Il risultato, dopo 10 incontri, ha superato le mie aspettative. Ho conosciuto persone meravigliose, i loro racconti, le loro esperienze, gli inizi della malattia, la comunicazione della diagnosi, la difficoltà che incontrano nel quotidiano. Mi hanno fatto rivivere la mia storia con tutti i disagi e le paure, ed è grazie a voi che ho vinto l'imbarazzo di usare la carrozzina nella mia città. Grazie per tanti momenti di allegria e leggerezza, e per quelli emozionanti quando abbiamo affrontato temi forti, ed è proprio in quelle situazioni che mi sono sentita non sola. Un grazie va a tutte le figure professionali che si sono alternate portando un valido aiuto per tutte le nostre problematiche, un grazie di cuore al dottor Tarletani, eccetera, eccetera, a Marco per tutto quello che ha fatto, per quello che farà in futuro. Marco è un altro paziente che è dell'associazione. Un grazie anche a mio marito, perché dietro al mio sorriso c'è una donna forte e caparbia, e questo lo devo anche a lui. E la convinzione che presto ci guariremo. Il mio motto è la cosa non funziona, provare per credere. Queste sono queste parole, penso che possono veicolare un po' il senso più profondo di quello che noi ci siamo immaginati costruendo una metodologia che esula un po' dalle normali metodologie di sanità.
Benissimo.